nei prossimi tutorial vedremo come utilizzare un automation tool, ovvero una tecnologia che permette di, tramite del codice, eccetera, di configurare e ovviamente anche replicare le configurazioni di un server. Ci sono vari strumenti che permettono questo, i più famosi sono Puppets, Ansible e il terzo, quello che vedremo in questo nei prossimi tutorial, Chef. Quindi basta andare su chef.io e potete avere, diciamo, una spiegazione di più completa di quello che permettono di fare. Ma per riassumere, mettiamo che vogliamo configurare un server dotato di MySQL e Apache. Tramite Chef possiamo appunto scrivere un codice e in automatico questo codice andrà a configurarci il server senza che noi dobbiamo fare tutte le volte apt-get install, apt-get update, apt-get install apache, apt-get install MySQL e anche tutte le configurazioni relative ai permessi utente, insomma qualsiasi configurazione che si fa solitamente quando si configura un server può essere fatta tramite questo strumento. La comodità di questi strumenti è che una volta che noi abbiamo costruito la nostra configurazione, il nostro codice che ci va a configurare il server, possiamo replicare questa configurazione su anche altri server, eccetera. Quindi, se anche all'inizio la cosa sembra più lenta e macchinosa rispetto a collegarci direttamente al server e fare le nostre installazioni nel lungo periodo, soprattutto se abbiamo più server da gestire e progetti complessi, tramite questi strumenti appunto il lavoro diventa più facile e soprattutto più strutturato. E quindi niente, adesso vedremo come installare Docker, visto che per una questione mia di lavoro personale devo configurare una VPS con Docker. Quindi vedremo come installare Docker tramite Chef. E poi mai nei prossimi tutorial vedremo anche come installare altri applicativi, mai Apache, Nginx, eccetera. Anzi, per essere più chiari, installeremo Docker tramite Chef, installeremo anche Nginx tramite Chef, visto che useremo Nginx come proxy per poi i vari Docker, i vari progetti in Docker che andranno su quella macchina. E quindi niente, adesso ci colleghiamo al sito di chef.io e per prima cosa dobbiamo installare sul nostro computer la chefdk che troviamo qua in downloads.chef.io/chefdk. Andiamo a scegliere il sistema operativo del nostro computer. Nel mio caso è un Ubuntu, quindi un Ubuntu 18 e andiamo a vedere come installarlo. Ora io il chefdk l'ho già installato, però per installarlo innanzitutto vi serve una versione di Ruby perché appunto chef è scritto in Ruby e poi vi dovete collegare a questo indirizzo docs.chef.io/install_dk.html. Qui trovate appunto la guida per i vari sistemi operativi, nel mio caso Linux, quindi nella mia console del mio computer installo questo comando wget eccetera, lo trovate qua, quindi lo copiate e lo incollate nel terminale. E dopo, a seconda che sia redatto Linux, scegliete appunto questo comando, quindi dpkg-i chefdk_3.2.30, o questo dipenderà da quando state seguendo questo tutorial, magari saranno uscite nuove versioni, -1_md64deb, lo installate. Una volta che il sistema è installato, vi basta fare un chef-v e vi ritornerà la versione appunto Chef Development Kit, poi vi darà la versione del Chef Client Version, Debugs, Kitchen e Inspect. Tutti questi strumenti che vediamo qui li vedremo poi più avanti quando andremo a creare il nostro progetto. Una volta fatto questo, per cominciare appunto ad utilizzare Chef, dobbiamo andare su il sito principale di Chef, che è un account, e poi entrare nella Management Console.
Ora io avevo già un account, quindi non ho necessità di crearne un altro. Se voi non lo avete, appunto, createlo. Una volta fatto, si va su Manage Organization, si crea appunto il nome del nostro progetto. Allora, se ricordo bene, avete fino a 5 progetti gratuiti, poi il resto per caricare più progetti. In realtà dovreste pagare, però 5 sono più che sufficienti, direi. E quindi creiamo un progetto, nel mio caso lo chiamo Chef Docker, short name Chef Docker Create Organization. Una volta che l'abbiamo fatto, dobbiamo andare a scaricare un file chiamato Starter Kit. Quindi andiamo qui a destra, dove c'è Action, freccetta, Starter Kit, Download Starter Kit. Proceed. Quindi andiamo a scompattare il nostro Starter Kit. Lo andiamo a posizionare, insomma, dove vi è più comodo. E niente, scusate, dobbiamo prendere dentro il chef starter kit il chef repo, la cartella chef repo, e praticamente in questa cartella chef repo andremo a inserire i nostri cookbook, che non sono nient'altro che le configurazioni che ci serviranno. E poi qui abbiamo la cartella roles, ruoli, poi potremmo creare altre cartelle e eccetera, insomma. Se vogliamo dare uno sguardo al progetto starter, che possiamo scegliere se utilizzare o meno. Quindi abbiamo appunto una cartella files e recipe, che è proprio il cuore di Chef, dove proprio andiamo a scrivere configurazioni. Come vedete, il linguaggio è proprio quello, la sintassi è quella di Ruby. E quindi, una volta che abbiamo questo, poi possiamo andare a creare i nostri progetti all'interno di questo, di questi file. E lo vedremo adesso. Quindi da terminale andiamo appunto all'interno della cartella. Io l'ho lasciata chiamata Chef Repo, ma se volete potete anche rinominarla con altri nomi. Quello che è importante di questa cartella è che poi dentro contiene una tecnologia Git, che vi permette poi di uploadare i file su appunto lo Chef Server. Quindi tutto quello che faremo poi verrà uploadato qui all'interno appunto del nostro progetto, e lo vedremo. E quindi potremo vedere i nostri file, eccetera, e poi da qua verranno sincronizzati sui vari server che abbiamo in gestione. Comunque lo vedremo più avanti questo. Quindi, una volta dentro la nostra cartella, abbiamo già la cartella cookbook, quindi dobbiamo fare chef generate cookbook. E all'interno della cartella cookbooks dovrà andarci a creare il nostro progetto, che lo chiameremo dopo andiamo a installare Nginx, quindi Nginx, possiamo chiamarlo come vogliamo. Io nel mio caso chiamerò configuration. Ok, lanciamo. Aspettate
che installo un attimo Tree, così possiamo vedere l'albero del nostro progetto per vedere se ha aggiunto la cartella. Facciamo Tree Cookbook, se vediamo in ng configuration, che appunto ci ha creato la base del nostro progetto. Ora, se andiamo all'interno del nostro progetto cookbooks ng configuration, abbiamo questo file metadata. Qui appunto possiamo mettere una descrizione appunto di chi è l'autore di questo progetto, eccetera. E quello che è importante è qui versione, dove c'è il tag version. Tutte le volte che apporteremo una modifica al nostro cookbooks dovremo andare ad aggiornare la versione prima di uploadarlo sul server, altrimenti se il server vedrà che è la stessa versione dell'upload precedente non caricherà la modifica. Questo appunto perché in questo modo Cookbooks Chef permette appunto anche di ripristinare vecchie versioni in caso di errori, eccetera, un po' usando appunto la logica di Git, dei commit, eccetera. E quindi ora possiamo andare a configurare i nostri file e guardiamo cosa succede. Quindi andiamo a inserire appunto l'installazione di Nginx, quindi dobbiamo fare vim cookbooks Nginx configuration recipes e default. Se vogliamo, oltre a default, possiamo anche creare un secondo file ed associarlo, ma come la nostra configurazione di Nginx sarà piuttosto spartana, non attualmente possiamo evitare questo. Quindi andiamo a inserire il comando package aperti e chiusi apici, dentro gli apici mettiamo Nginx do, poi mettiamo un end di chiusura, proprio la classica sintassi di Ruby, gli mettiamo l'azione action due punti spazio install. Dopo dobbiamo andare ad abilitare il servizio una volta installato, quindi facciamo service engines do, anche qui mettiamo già un end di chiusura, e mettiamo action spazio all'interno delle quadre, andiamo a mettere le due azioni che ci servono, quindi una per abilitare il servizio e una per farlo partire, quindi due punti enable virgola due punti start e chiusa quadra. Ora invece possiamo andare a creare un file, diciamo index, che ci permette di vedere se il nostro engine funziona. Quindi andiamo a generare un cookbooks file, quindi cookbook underscore file, e qui diamo il percorso in cui dovrà essere posizionato dentro la VPS. Solitamente Nginx crea una cartella HTML in var www.html e qui dovremo andare a posizionare un file chiamato index.html. ovviamente questo file dovrà essere creato all'interno della nostra configurazione chef, e dopo vedremo come.
quindi dobbiamo dirgli che la fonte è source, quindi index.html. Poi possiamo dargli appunto un permesso di scrittura 0644 Una seconda cosa che ci servirà, ma questa potremmo forse anche vederla dopo. Sì, questa la vedremo dopo, quindi ora chiudiamo un attimo questo file. Quindi escvq. E andiamo a creare appunto il nostro file index.html. Per farlo dobbiamo usare i seguenti comandi. Quindi entriamo innanzitutto nel nostro cookbook engines configuration da terminale. Facciamo un chef generate spazio file spazio index.html. Allora, il nostro file dovrebbe appunto essere stato messo nella cartella file default. Facciamo un tree, come vedete qui nella cartella file default interna al nostro cookbook nginx-configuration si trova un file index.html. andiamo un attimo ad editarlo per perché attualmente è vuoto. Andiamo a mettergli dove è scritto questo è un test nginx funziona. Una volta fatto questo non ci resta che uploadare il nostro file sul nostro server e poi andarlo a installare, ad effettuare l'installazione sulla VPS. Quindi ora non ci resta che andare ad editare il nostro file all'interno appunto del nostro cookbook ng configuration metadata. Abbiamo appunto la versione 0.1.0, la portiamo alla 0.1.1, salviamo e andiamo a fare bercs install nel caso ci siano delle dipendenze che vanno installate, e poi facciamo bercs upload. In questo modo andiamo ad uploadare il nostro file della nostra configurazione sullo chef server. Qua ci dà errore, fatal cookbook file has a ruby syntax error. Andiamo a vedere quindi qua nel nostro file default.rb. Ok, qua la riga 7 abbiamo sbagliato perché è action spazio due punti install. Salviamo, riproviamo a fare di nuovo bercs upload. E ora ok, quindi dovrebbe aver uploadato i nostri file, la nostra configurazione sul server, su chef server. Quindi se andiamo all'interno del nostro chef server, scegliamo il nostro progetto appunto chef docker, facciamo aggiorna e teoricamente qua dovremmo avere i nostri file engines configuration versione 0.1. andiamo su content e se andiamo in recipes default, come vedete abbiamo la nostra configurazione. Se andiamo in files dovremmo avere il file
index, esattamente. Quindi ora non ci resta nient'altro che collegare la nostra VPS al nostro chef server e in questo modo far partire l'installazione. Ora, Chef permette due tipologie, permette anche di creare degli ambienti, quindi un ambiente di sviluppo e un ambiente di produzione. Quindi ora andremo a creare anche un ambiente di sviluppo e prima di uploadarlo sulla nostra VPS, diciamo, di produzione. Nel mio caso l'ambiente di sviluppo sarà su una macchina virtuale fatta con Vagrant, e se volete sapere come farlo, sotto poi nella descrizione del filmato troverete un link. E quindi poi adesso andremo a crearle, poi andremo a collegare il nostro progetto alla VPS ad effettuare l'installazione. Ok, ora non ci resta che associare il nostro cookbooks, il nostro recipe, la nostra configurazione alla macchina a cui vogliamo installarlo. Per farlo non ci resta che usare il comando. Non ci resta che usare il comando knife bootstrap il numero IP della nostra macchina, che nel mio caso dovrebbe essere 127.0.0.1, perché sto usando una macchina virtuale Vagrant SSH-POP porta può essere la 22 o la 222, adesso lasciamo 22, poi vediamo. Poi l'SSH user che nel mio caso potrebbe essere Vagrant, identity file perché sto usando Vagrant. Invece nel caso state usando la VPS ci bisogna mettere invece la password, ma comunque lo vedremo quando andremo poi ad effettuare l'installazione su una VPS vera. Adesso ci stiamo collegando a Vagrant solo per testare che tutto sia ok prima di effettuare l'installazione vera e propria sulla VPS. Praticamente usiamo Vagrant come ambiente di test. Quindi vado a prendere il file all'interno di Vagrant. Volete vedere poi come installare Vagrant, sotto nella descrizione comunque trovate un tutorial. Quindi la mia private key di accesso dovrebbe essere questa. Ora non mi resta che dare un nome alla macchina, posso chiamarla test VPS. Facciamo invio. Ok, mi ha dato errore,
probabilmente la porta che non è corretta, quindi proviamo a mettere la porta 222. Ok, sembra essersi connesso, la sta scaricando all'interno della mia VPS, appunto lo Chef Decay automaticamente lo sta facendo. Quindi ora facciamo knife show node. Facciamo knife hack, abbiamo una lista dei comandi che abbiamo, come vedete sono un'infinità, è difficile ricordarseli tutti. Andiamo a vedere comunque se vede il nodo che abbiamo appena creato. Knife show. Nodes, proviamo il plurale. Ok, scusate, il comando è knife node list. Qui dovrebbe stampare la lista di tutti i nodi, ovvero di tutte le VPS o macchine associate, in questo caso ci stampa solo test VPS in quanto è l'unica macchina che abbiamo associato per ora. Fatto questo, non ci resta che associare al nostro nodo, ovvero a test VPS, la ricetta che vogliamo installare, appunto il file di configurazione che dovrà andarci a installare in Nginx. Quindi per farlo non ci resta che usare il comando knife node add, no scusate, knife node spazio run underscore list spazio add aperte e chiuse virgolette, e all'interno delle virgolette il recipe del nostro cookbook che abbiamo chiamato Jeans configuration. Ok, ci dice che non è valido. Ah, ovviamente dobbiamo entrare nel cookbook, quindi dobbiamo fare cookbooks. Vogliamo farlo da qua, vediamo se succede, anche qui non è corretto. Vogliamo entrare quindi anche in engines configuration. Proviamo a mettere recipe default, che è il nome del nostro file. E anche qui non ce lo prende, certamente non ce lo prende, perché qui prima di recipe dovevamo mettere il nome del nostro nodo, ovvero test-vps.
vediamo se così ce lo prende. Ok. Ora ce l'ha preso, infatti, se noi andiamo a vedere le proprietà del nostro nodo, dovrebbe darci appunto il nostro recipe che abbiamo appena caricato. Per farlo dobbiamo lanciare il comando knife node show nome del nodo, quindi test-vps spazio meno a, guardiamo che succede, ci dà errore, proviamo solo così. Ok, quindi knife spazio node spazio show nome del nostro nodo, ovvero test-vps, e vedete che tra i run list, ovvero il codice, ovvero le configurazioni che deve far partire, ci sarà il punto il nostro recipe default, ovvero il file che abbiamo configurato in precedenza. Questo qui, per essere chiari, dove appunto andiamo a installare Apache e dove appunto gli diciamo di farlo partire e di copiare il file index.html. Quindi, fatto questo, non ci resta che connetterci alla nostra VPS e far partire l'installazione. Quindi, Vagrant SSH. Ah, ok, scusate, dobbiamo andare all'interno della cartella di Vagrant per fare per connetterci a Vagrant in SSH. Ok, quindi fatto questo, non ci resta che usare il comando chef client. E teoricamente in automatico avrebbe dovuto installare forse bisogna fare sudo chef client, guardiamo. Vedete starting chef client version 14.8.12. E ci dà ancora errore, guardiamo che errore può essere. The following cookbooks are required by client but not exist on the server. Si dice che il nostro file default non è presente sul server. Proviamo a uscire, torniamo nel nostro cookbooks e vediamo cosa è andato storto. Allora, show test VPS. Run list recipe default. Andiamo un attimo nello chef server per vedere se è presente, ma mi pareva di sì. Infatti lui c'è. Può mancare environmental default,
lista recipes. Ok, svelato l'arcano. Dovevamo in realtà caricare il nome del cookbook e non del singolo file, quindi dobbiamo eliminare dalla nostra run list recipe default e collegarlo nel modo giusto. Per cancellarlo dalla nostra run list dobbiamo lanciare il comando knife node run list remove nome del nodo, quindi test VPS meno VPS recipe default Ora se rifacciamo node show test VPS in run list non appare niente. Ok. Ora risaliamo, correggiamo qui dove c'è remove, mettiamo add e dove c'è recipe mettiamo quindi il nome del nostro cookbook che abbiamo chiamato nginx-configuration nginx-configuration. Proviamo, vediamo che succede. Ok, ora andiamo a riverificare che l'abbia aggiunto, come sembra. Ok, quindi torniamo qua, quindi torniamo all'interno della nostra VPS, rilanciamo il comando sudo chef-client e vediamo se stavolta funziona. Ok, sembra averlo installato, quindi ora ci basterà collegarci al numero IP, ma anche solo fare un curl localhost, vediamo che succede, e come vedete ha stampato il testo che abbiamo caricato. Ora se da browser ci colleghiamo all'IP dovremo anche lì vedere la nostra pagina che abbiamo caricato e quindi dovremo avere Nginx funzionante. Quindi localhost ok, come vedete all'indirizzo 127.0.0.1.2.8080 è uscito il nostro messaggio che ci indica che Nginx sta funzionando, ovviamente a porto 8080 eccetera perché è configurata così su Vagrant eccetera. Ovviamente sulla VPS uscirà normalmente la pagina alla porta 80 e quindi questo è un buon inizio. Ora nel posto vedremo poi come inserire degli ambienti, ovvero dividere la parte di produzione da quella di sviluppo eccetera eccetera. E niente, per questa prima parte del tutorial è tutto. Se vi interessa, se vi è piaciuto mettete un like e seguite il canale e per finire vedremo anche nei prossimi tutorial come modificare la configurazione, ovvero il file che gestisce appunto gli hosting eccetera di Nginx eccetera tramite Vagrant.
poi vedremo gli ambienti di sviluppo e per finire poi vedremo anche come installare Docker e anche come creare poi un proxy, quindi come gestire, come rendere accessibili dall'esterno i vari progetti che girano su Docker tramite Nginx. E niente, ci vediamo nei prossimi tutorial.